Buongiorno, buongiorno. Oggi è mercoledì 29 aprile. Questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Operazione di ricerca persona lungo le sponde del fiume Passirio. Questa mattina intorno alle 6:20 in pieno centro a Merano. I dettagli nel corso delle varie edizioni dei nostri telegiornali. In regia abbiamo Massimo Moro, col suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, salvo nell'inferno nepalese. Sappiamo ore di ansia per Aaron Hale e poi il messaggio di essere in salvo, messaggio arrivato via internet alla famiglia a Bolzano. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, Nepal, gli altoatesini sono tutti salvi, Aaron è vivo, è rientrato anche un gruppo di escursionisti, ma si teme che le vittime totali siano addirittura 10.000. La cronaca cura del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten, le buone notizie per la famiglia bolzanina di Aaron Hale. Sappiamo il ragazzo è riuscito a comunicare con la madre utilizzando internet. Il Dolomiten dedica in apertura spazio anche alle novità in tema di urbanistica, novità illustrate ieri dalla giunta provinciale di Bolzano. Oggi è mercoledì, troviamo un inserto a carattere economico Vicu. Quello che cambia nella dichiarazione dei redditi è non solo le novità e i cambiamenti per i contribuenti italiani, quindi anche quelli altoatesini. I dettagli sono raccontati a pagina 4 e 5. Il quotidiano Tageszeitung dedica la sua apertura alle buone notizie, almeno per i nostri concittadini, cioè gli altoatesini Aaron Hale e Hans-Jörg Hofer, che raccontano come sono riusciti a scampare alla tragedia che ha colpito la popolazione nepalese. Lasciamo momentaneamente la cronaca locale, passiamo a quella nazionale ed internazionale. La fiducia sull'Italicum lacera il Partito Democratico. Il Corriere della Sera decide di aprire con la nuova legge elettorale, primi via libera a scrutinio segreto con un'ampia maggioranza. Il governo blinda la riforma. Bersani, Letta e Speranza dicono: noi non votiamo. Il premier Renzi risponde: basta rinvii, cambio d'Italia oppure vado a casa. E intanto si è scatenato il caos in aula. Baltimora in fiamme per la rivolta dei neri. Obama dice niente scuse, interviene la Guardia Nazionale. Reportage dal Nepal, il Nepal ferito, un telo di plastica, l'ultima speranza per poter ricominciare. Il dramma dei migranti raccontato in prima pagina dal Corriere della Sera. La bimba sopravvissuta, non partite oppure morirete, questo il suo appello. La cronaca cura del Sole 24 Ore, vedete. In questo caso ancora il richiamo della tragedia del Nepal in prima pagina: si temono 10.000 morti, 10 italiani rimangono irreperibili. E per quanto riguarda la cronaca economica, bot semestrali prima asta con rendimenti a quota zero. Torniamo allora alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige, poi vedremo le notizie all'interno. Abbiamo visto l'apertura dedicata alle buone notizie per quanto riguarda gli altoatesini in Nepal, sembra che siano tutti sani e salvi. I dettagli li vedremo tra poco a pagina 2 e 3, il messaggio alla mamma inviato da Aaron Hale e il ritorno di Hans-Jörg Hofer con un gruppo di escursionisti. Tutti dicono: dobbiamo aiutare il popolo del Nepal. Per quanto riguarda le altre notizie che troviamo in prima pagina, la politica, tutti i redditi dei consiglieri provinciali, Tomasini è quello che ha dichiarato il reddito più alto. A Bressanone un albero è crollato e ha centrato un palazzo, tutto questo è accaduto in Viale Mozart. Tagli ai disabili, la protesta delle famiglie, gli assegni vengono decurtati, vedremo tra poco i dettagli a pagina 19. E poi traffico a Bolzano, speed check, 47 multe su 18.000 passaggi, il bilancio è stato reso pubblico dalla Polizia Municipale. Elezioni comunali, scontro sul manifesto del Partito Democratico. Gli alpini dicono: tutto questo è discutibile. Infine, l'emergenza profughi in stazione a Bolzano. Sappiamo, la provincia si appella ai comuni. Sport, hockey su ghiaccio, l'hockey che non ti aspetti dagli Emirati Arabi al Messico, ghiaccio senza confini. Andiamo allora a vedere il dettaglio delle notizie che arrivano dal Nepal per quanto riguarda la sorte di alcuni altoatesini. Aaron è vivo. Mamma, sto bene, questo è il messaggio arrivato a Bolzano. Il bolzanino disperso contatta la famiglia dopo lunghissime ore di attesa e di ansia. Sono sulle montagne e la capitale Kathmandu è completamente distrutta. A pagina 2 vediamo la pubblicazione anche del messaggio originale arrivato alla mamma di questo ragazzo. Sono rientrati i 9 altoatesini e dicono: laggiù è un vero e proprio inferno.
un gruppo accompagnato da Hans-Jörg Hofer, guida alpina di Lana, aveva fatto un trekking e tutti dicono: dobbiamo aiutare i nepalesi, hanno perso tutto quel poco che avevano. Un incubo, un'altra testimonianza, cadevano sassi da ogni parte. Il racconto di due trentini sopravvissuti, Mattivi ed Antone, sono in un ospedale della capitale. Sempre per la cronaca, altra emergenza umanitaria, questa volta in piena città a Bolzano. La provincia chiama i comuni per quanto riguarda il problema dei profughi, chiesta a tutte le amministrazioni altoatesine una lista dettagliata degli immobili che si potrebbero utilizzare per ospitare i migranti. Nei prossimi mesi si attendono decine e centinaia di nuovi arrivi. Lasciamo la cronaca a cura del quotidiano Alto Adige, passiamo al dettaglio della prima pagina del Corriere dell'Alto Adige. Abbiamo visto anche in questo caso ampio spazio dedicato alle buone notizie per gli altoatesini che sono riusciti a scampare alla tragedia del Nepal. Ci si occupa anche dei redditi resi pubblici, i redditi dei consiglieri provinciali per quanto riguarda l'Alto Adige. Tomasini e Tainer sono quelli che hanno dichiarato il reddito più alto. Ospitalità ai profughi, una sala è stata individuata nella stazione di Bolzano, ma come abbiamo visto si cercano soluzioni alternative a medio-lungo termine su tutto il territorio provinciale. Asse bipartisan contro l'Italicum, Kronbichler applaude a Michaela Biancofiore per quanto riguarda, sappiamo, la nuova legge elettorale. Sparkasse, Cassa del Risparmio, rivolta dei piccoli azionisti, assemblea rovente, proteste e astensioni. La Fondazione Cassa del Risparmio intanto versa 120 milioni di euro. Per il sociale, raccolta indumenti, Telser allarmato, non si deve andare alla gara di appalto per queste prestazioni così delicate. Stelle del lavoro, 10 carriere sotto i riflettori, la premiazione, i dettagli sono raccontati a pagina 7. Per quanto riguarda lo sport, Seppi acciaccato, gli internazionali, internazionale di tennis si allontanano. Allora andiamo a vedere il dettaglio, una testimonianza che arriva da un ragazzo originario di Trento che dice: aiuto, aiuto a scavare a mani nude, a parlare è Renzo, no, chiedo scusa, è un 28enne di Arco che ha contattato la madre, sta bene anche un altro ragazzo di Trento, Stolfo è salvo, ma dice di voler rimanere proprio in Nepal per aiutare i più bisognosi. La cronaca che arriva ancora dal Trentino, una serie di foto che hanno semplicemente dell'incredibile, la rapina ripresa praticamente in diretta da un passante alla gioielleria Tomasi in pieno centro a Trento, Maxi in seguimento in centro, la refurtiva è stata recuperata, il colpo valeva 70.000 euro, due feriti al pronto soccorso, 5 le persone arrestate. A pagina 13 del Corriere dell'Alto Adige sono pubblicate proprio le foto dei momenti concitati dell'inseguimento dei due rapinatori. Andiamo a vedere la pagina economica a cura del Corriere dell'Alto Adige, abbiamo visto poco fa il richiamo in prima pagina, Carispa, la rabbia dei piccoli azionisti, aumento di capitali. Molto, un aumento di capitale, molti astenuti e contrari in assemblea alla fondazione, tanto versa 120 milioni di euro. Ricordiamo che sono 231 i milioni di euro di passivo accumulato nel 2014, 270 i milioni di euro l'aumento di capitale atteso tra luglio e settembre. Infine, 24.000 piccoli azionisti hanno il 33,82% della banca, il 66% invece, come noto, è in mano alla fondazione. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, passiamo alla cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten. Abbiamo visto anche in questo caso ampio spazio dedicato in apertura e poi a pagina 2 e 3 a quello che accade in Nepal. Le buone notizie anche riportate dal Dolomiten per gli altoatesini, sia per Aaron Hell sia per il gruppo di escursionisti tornati sani e salvi. A pagina 2 invece un bilancio, un riassunto delle ultime ore di quello che accade in Nepal. Come detto, si teme che il numero dei morti riesca ad arrivare addirittura a 10.000 vittime. A pagina 13 i dettagli delle più importanti novità annunciate ieri dalla giunta provinciale in tema di legge urbanistica, una serie di importanti cambiamenti che interessano l'intero territorio altoatesino. Per quanto riguarda la concessione della A22, il ministro Delrio ha annunciato che l'Europa sarebbe contraria a prolungare le concessioni, ma una delle possibilità potrebbe essere la società in-house. Anche qua i dettagli sono raccontati a pagina 13. È tutto
soprattutto anche per la cronaca cura del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten. Io vi ricordo come sempre uno dei nostri appuntamenti che interessa una programmazione sia di Video 33 sia di SDF, 2M al quadrato, la trasmissione dei 4-5 minuti che vi porta a scoprire quello che forse ancora non conoscete della provincia di Bolzano. Siamo andati con le nostre telecamere alle porte del capoluogo per scoprire un'esposizione artistica decisamente particolare, un'esposizione artistica in mezzo ai boschi, come detto, a pochi chilometri dalla città di Bolzano. Ve lo raccontiamo oggi su Video 33 alle 19:20, su SDF alle 18:20, c'è anche un sito internet www.2m2.tv/t oppure /de a seconda della lingua che volete scegliere. Ci fermiamo qualche istante e poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nelle prossime ore in provincia di Bolzano. Il punto d'incontro per l'economia locale e internazionale. Fiera Bolzano. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33. Sempre più spesso la vita comune delle persone è legata all'economia e sempre più spesso la gente si interessa di economia. Economia, l'appuntamento quindicinale di Video 33, mercoledì alle ore 20. Andiamo a vedere qual è la situazione con la prima webcam alle porte dell'abitato di Merano, un'immagine che ci arriva dal paese di Tirolo, vedete cielo completamente sgombro da nuvole. Ci spostiamo in Pusteria per andare a vedere un'immagine che ci porta a scoprire l'alba nella zona della città di Brunico, anche in questo caso cielo azzurro. Andiamo a vedere quello che accade invece alle porte dell'abitato di Foresta verso la Val Venosta e come sempre una rapida occhiata anche in direzione della città del Passerio, sempre alcuni minuti dopo le 6 di questa mattina. La collaborazione con gli esperti meteo della provincia di Bolzano anche oggi ci permette di dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal satellite. Vedete cielo sgombro da nuvole sul nord Italia, quindi anche sul nostro territorio. La grafica per vedere quello che ci aspetta nel dettaglio nel corso di questo mercoledì 29 aprile. Temperature massime in rialzo anche rispetto alla giornata di ieri, 22 gradi Bolzano e Merano, 20 gradi Bressanone, 17 Brunico, 16 Vipiteno, 18 a Silandro, ancora qualche nuvola innocua in transito sul nostro territorio. Io vi ricordo che gli aggiornamenti sono come sempre a vostra disposizione su Facebook e anche all'interno della nostra mediateca online per il nostro sito internet. In vista del 1° maggio vi ricordo alcuni appuntamenti da non perdere, intanto vi facciamo vedere il nostro, ecco di qua gli appuntamenti del 1° maggio all'ACES Bike Days 2015 per gli amanti delle due ruote e sempre il 1° maggio a Lusona da non perdere l'Alpen Cup firmata KTM. Adesso è il momento del nostro sito internet www.video33.it, all'interno della mediateca online i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore, potete rivedere questa rassegna stampa, potete rivedere le varie edizioni dei nostri telegiornali, aggiornamenti meteo in tempo reale e come sempre potete seguirci in streaming. www.goinfo.it è il portale All News da non perdere, da non dimenticare, per rimanere aggiornati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Io vi ricordo che alle ore 13 e ore 19 vi attendono le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete, il tuo sport preferito, l'unico capace di darti realmente gioia e serenità, si sa, è lo shopping. Ma come per lo sport vero, non fare il passo più lungo della gamba. Toro, non ti curar di loro, ma guarda e passa. Al lavoro ogni piccolezza sarà motivo di confronti accesi e tu dovrai cercare di evitare il peggio.
Gemelli, intorno a te c'è molto più di quanto riesci a vedere. Venere ti aprirà gli occhi e il cuore e cederai al corteggiamento di chi potrebbe essere il partner della tua vita. Cancro, concentrati su quello che davvero ti piace, su quello che davvero vorresti fare e soprattutto ricorda che il lavoro è professionalità, ma anche tanta passione. Leone, una persona che davvero ti vuole bene e crede a te, ti farà notare che per raggiungere i tuoi obiettivi devi impegnarti e concentrarti di più. Vergine, Venere contro per chi ha un partner da tempo, ma decisamente favorevole per i single che vogliono sperimentare. Bilancia, una opportunità di lavoro da non perdere, forse ti richiederà cambiamenti profondi. Pondera e non confondere le paure con gli ostacoli. Scorpione, se in amore sarà una giornata di particolare e intesa armonia, al lavoro non sarà da meno, giornata di grandi soddisfazioni personali e professionali. Sagittario, sarai felice di andare al lavoro e felice di rientrare a casa, sarà una giornata di grande serenità e relax mentale, tutto procederà al meglio e senza scossoni. Capricorno, Giove è dalla tua, ma forse ti troverai a gestire imprevisti più grandi di te. Acquario, oggi sarà una lotta continua tra le ragioni del cuore e quelle della ragione. Sei nel caos più totale. La tua vita è davvero come tu la vuoi? Pesci, Marte cancellerà per oggi ogni barlume di pazienza e razionalità. Se poi qualcuno fa saltare l'agenda dell'intera giornata, allora oggi sarà meglio evitarti.